Achille e Walter Gottardi che mi stavano comunque punzecchiando continuamente e vinci e vinci e vinci e vinci. Io sinceramente a un certo punto, dopo qualche ora che ero in testa, ho buttato lì un pronostico, ho detto speriamo di entrare nei primi 10. Poi più passava il tempo e le macchine arrivavano e ero sempre lì in cima e ho detto vabbè, forse il podio ci sta, in effetti, e poi è il risultato che è diventato. Io della mia prestazione sono soddisfatto, e pur avendo usato, essendo salito su questa macchina venerdì mattina per fare qualche chilometro di test e avendo fatto solo una prova di ricognizione. Però mi sono trovato subito a mio agio e oggi in modo particolare, arrivato al traguardo, ero soddisfatto della mia prestazione. Senz'altro, questo sicuramente, i momenti di attesa, i momenti, le ore di attesa per vedere il risultato finale, ma poi il podio finale che è, diciamo, una consacrazione corretta, giusta di quello che doveva essere poi l'esito finale della gara. Un risultato imprevedibile, perché comunque la mia vettura è una Turismo, un gruppo N, quindi pensare di arrivare nei primi 10 dell'assoluta era veramente quasi impossibile con tutti gli sport prototipi che c'erano. Quindi già mi sembrava una grandissima soddisfazione aver vinto il gruppo N e quindi aver rinforzato il mio vantaggio nel campionato italiano. E poi la fortuna mi ha voluto baciare e quindi è venuta una grossa burrasca e pioggia e quindi alla fine sono arrivata 8ª assoluta e penso all'Università delle Salite è un grandissimo risultato e per me rimarrà insomma nella storia. Perché questa è la mia 20ª edizione da Trento Bondone, ho 40 anni anch'io, anche se tutti mi continuano a chiamare Gabriellina, però faccio fatica, più fatica di 20 anni fa ovviamente, però continuare a fare tempi di rilievo e impegnarmi tanto è veramente, mi devo dire brava questa volta, però voglio ringraziare tutta la mia famiglia, mio marito Stefano, mio papà, il mio grande papà che ci crede sempre, penso che sarà super felice di questo risultato, lo incorniceremo. Ma guarda, ci contavo perché ho visto le prove, purtroppo avevo fatto solo un pezzo perché poi si è rotto il differenziale ieri, quindi non ho provato per niente, però fino a quel punto avevo tanti secondi di vantaggio anche con macchine più potenti, quindi ci contavo al Bondone, insomma a casa, di fare una prestazione super, perché poi Marco Regola, che mi fa la macchina, il mio meccanico super, abbiamo fatto i lavori finali 2:30 di notte venerdì, quindi ci tenevo per lui. Adriano Capraro mi fa l'elettronica, ha messo a punto il massimo che potevo fare, quindi ho detto la macchina è a posto, ritornanti sono tornanti, ce la possiamo fare. Poi è venuta a piovere a metà, sì, no, dentro, e ho scelto gomme intermedie, ma ci volevano le full weight, devo dire la verità. Ho rischiato in qualche punto e poi ho visto che dove si rischiava era molto più pericoloso, ho cercato di guidare il più pulito possibile, come sulle uova, e mi è venuta bene. E poi sono arrivato su e ho visto che abbiamo vinto le 1, il gruppo 3, ma sono contentissimo, ho vinto l'assoluta di categoria 1 con macchine monster e quindi sono soddisfattissimo. Beh, devi cambiare totalmente l'assetto, lo stile di guida, avere tanto feeling, devi conoscere bene la tua macchina. Io e Phoenix, che si chiama Phoenix, ci amiamo profondamente, ci conosciamo. Quindi anche quando ha fatto degli scarti su delle rivoli d'acqua molto molto importanti e pericolosi, siamo riusciti a controllarci a vicenda e non siamo andati a muro 2 o 3 volte. Quindi si cambia lo stile di guida totalmente, però se hai un buon feeling è bellissimo guidare sul bagnato. Abbiamo dovuto fare una seconda salita perché ormai eravamo quasi al traguardo e ci hanno fermato, tornati di ritorno per un incidente, solo che lì stavamo andando molto forte sull'asciutto e veniva sicuramente fuori un bel tempo. Purtroppo le gare sono così, siamo dovuti scendere, andare a montare gomme da bagnato, assetto da bagnato, e siamo risaliti dopo oltre un'ora col bagnato completamente, un diluvio torrenziale. La macchina non è facile da guidare sul bagnato, abbiamo fatto comunque il miglior tempo assoluto del gruppo A sul bagnato e mi ritengo molto soddisfatto di questo, insomma.
Sì, è una gara molto particolare, basta anche una nuvola e viene fuori il bagnato, perciò siamo contenti comunque di aver portato la macchina in cima, di aver vinto il gruppo A e perciò va bene così. Ma sarebbe stata una gara bella se non fosse venuto questo diluvio universale, però la macchina, abbiamo portato a casa la macchina sana e salva. Correre contro l'aeroplano, c'è Pietro che mi dice fatto il tempo, è stato davanti, gli lasciamo questa gloria dai della giornata e vabbè, vedremo la prossima volta, però bene dai, abbiamo portato a casa la macchina salva, il resto tutto bene.